Salve a tutti, oggi vi illustrerò come sostituire le bronzine di biella su un motore 1400 16 valvole. Togliere le tre viti che tengono fermo il filtro dell'aria, la fascetta e la tubazione di plastica viene sfilata. Una volta rimosso il filtro dell'aria, si procede con la rimozione del carter paracalore dei collettori di scarico. Quindi avremo 4 viti nella parte superiore e altre 3 nella parte inferiore. Dopo aver alzato il veicolo in maniera sicura, allentare e togliere le viti, i bulloni sotto, uno in questo caso, due, e l'altro nella parte opposta. Filare il carter paracalore dalla parte alta del motore. Bene, una volta estratto la paratia paracalore, allentiamo e togliamo i bulloni del collettore di scarico. Sono 5 nella parte superiore e 4 nella parte inferiore. Dopo aver rimosso i bulloni del collettore, bisogna allentare e togliere il bullone della staffa che tiene lo scarico e i due bulloni avvitati, come vedete qui, questi qui, avvitati alla coppa dell'olio. Una volta rimossi, disimpegnare i cavi della prima sonda lambda e poi della seconda in alto. Lì non so se si riesce a vedere, qui in alto. Adesso, aiutandoci con un recipiente, svuotiamo la coppa dell'olio. Quindi togliamo il bullone e facciamo scolare. Ora togliamo il bullone da 10 e leviamo il carter che protegge il volano. Sfilare il collettore di scarico così da aver libero accesso alla coppa dell'olio. Arrivati a questo punto, allentare e togliere tutte le 16 viti che tengono la coppa dell'olio. Bene, con l'aiuto di una lama, in questo caso una spatola, cercare di penetrare all'interno e tagliare la guarnizione di gomma fatta con la pasta nera su tutto il bordo della coppa, così che si facilita l'estrazione della stessa. Con un cacciavite quindi cerchiamo di fare leva per estrarre la coppa dell'olio, facendo attenzione alla tromba di aspirazione dell'olio che si trova all'interno. Rimossa la coppa dell'olio, dovremo togliere i due bulloni da 10 che sostengono la tromba di aspirazione. Agendo sulla puleggia albero motore, portiamo in fase discendente il pistone, così da avere libero accesso alle viti del cappello di biella. Bene, togliere le viti del cappello di biella e sfilarlo. Procedere con la sostituzione delle bronzine, togliendola molto delicatamente. Poi, prima di inserire la nuova bronzina, pulire molto bene. Bene, ora ho spostato leggermente l'albero motore per avere accesso alla bronzina di biella superiore. Ora procediamo con la sostituzione. Una volta sostituito, montare il cappello di biella. Serrare i bulloni alla coppia prefissata, aiutandosi con una dinamometrica e un goniometro. Sostituita la prima coppia,
di bronzine, continuiamo con la seconda coppia, nella stessa modalità. Un consiglio: per rimuovere velocemente la bronzina, con un cacciavite entrare qui e sfilarla. Ecco, così, in questo modo. Dopo aver sostituito tutte le bronzine di biella e avendole chiuse con la coppia prescritta, sostituire il gommino O-ring della tromba di aspirazione dell'olio. Questo è molto importante, in quanto se non viene sostituito può creare un problema di pressione dell'olio. Aiutandoci con una spazzola, rimuoviamo la pasta nera dalla coppa. Con l'aiuto di un cacciavite sforziamo in questi quattro punti la lamiera che trattiene il filtro, quindi lo andiamo a pulire da eventuali impurità. Con l'aiuto di una spazzola di ferro togliere eventuali residui che si trovano nei filetti delle viti che tengono la coppa. Serrare le viti del tromboncino di aspirazione. Applicare la pasta nera. Una volta rimontata la coppa, rimonteremo il carter paravolano, dopodiché lo scarico. Quindi effettueremo le operazioni al contrario, come abbiamo già visto nel video. Una volta montato tutto, andiamo ad aggiungere l'olio. Quindi apriamo il tappo e ci aiutiamo con un imbuto. Bene, adesso aggiungiamo l'olio. Procediamo all'accensione del motore. Bene, la sostituzione delle bronzine di biella è terminata, quindi io vi ringrazio tutti e vi invito a mettere un like. Ciao, ciao a tutti.